Buongiorno a tutti. Turno infrasettimanale del campionato e come sempre è molto complesso seguire tante partite assieme, sia perché la contemporaneità impedisce di poter seguire con attenzione tante gare, sia perché in settimana, inutile negarlo, siamo tutti impegnati col lavoro ed è molto più complicato avere il tempo necessario per poter da dedicare al campionato. Va bene così, comunque, ho visto tre partite, ho visto Milan-Sassuolo, Spezia-Inter e Juventus-Parma. Un turno positivo. In generale ci sono state buone direzioni, naturalmente quelle che ho visto, sulle altre posso dire poco, ma sentendo impressioni di vari amici che mi aiutano anche in questo compito improbo, devo dire che non ci sono state grandissime polemiche, c'è qualche episodio da rivedere, questo sicuramente, un paio di errori ci sono stati, a mio parere ovviamente, e qualche curiosità, soprattutto la Spezia c'è una curiosità sulla quale ci soffermeremo perché ci dimostra che la tecnologia non è sempre infallibile. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla per me, molto importante. Partiamo da Verona, arbitro Prontera, una designazione Verona-Fiorentina che aveva lasciato sorpresi, un pochino sorpresi, perché per la Fiorentina è una partita fondamentale per evitare di essere risucchiata nella zona retrocessione. Verona, zona più tranquilla della classifica, e ci sono stati due episodi da rivedere. Al 34esimo minuto c'è un contatto in area di rigore tra Faraoni e Ribéry, o meglio, c'è una caduta di Ribéry su una leggerissima trattenuta da parte del giocatore del Verona. La posizione di Prontera è ottima, era ottima, ha visto tutto il contatto, naturalmente il VAR non è intervenuto. La trattenuta è tutta qui. Come sempre in queste circostanze il fermo immagine può ingannare perché può sembrare un fallo netto, ma vedendo il video si capisce che veramente dura lo spazio di un frame la trattenuta. Ribéry, come tutti gli attaccanti, ha molto accentuato, ha cercato il calcio di rigore, ma in questa circostanza, a mio parere, è giusto non sanzionare con un calcio di rigore una trattenuta sicuramente non lecita, ma troppo poco, un'identità troppo limitata per poter portare a un calcio di rigore. Diverso l'episodio al 45esimo minuto. La posizione di Prontera in questa circostanza è completamente sbagliata, oggettivamente, però ci sta. Per evitare di prendersi qualcosa sulla parte destra dell'area di rigore rispetto all'arbitro, naturalmente, aveva tagliato la diagonale per avere una visione migliore di quello che avrebbe potuto succedere in area. Poi, nel ribaltamento dell'azione, si è trovato completamente fuori posizione. Però ogni tanto nella vita bisogna anche avere tanta fortuna. La fortuna di Prontera in questo caso è che si è trovato di fronte all'episodio praticamente senza nessuno davanti e ha potuto valutare senza nessun ostacolo visivo. Il fallo c'è. Bonaventura è stato furbo perché ha anticipato sul pallone l'avversario. Barak con la gamba sinistra è entrato ugualmente sull'avversario, su Bonaventura. Lo ha toccato sulla caviglia destra, sul calcio rigore. C'è oggettivamente poco da eccepire. Bravo Prontera, da migliorare naturalmente lo spostamento, ma stiamo parlando di un arbitro che ha limitata esperienza in Serie A, perciò lasciamogli tempo e lasciamogli pure la possibilità di sbagliare, ma fortunatamente di sbagliare senza conseguenze. Milan-Sassuolo, partita arbitrata con assoluta tranquillità. C'è stato soltanto un episodio al di là di qualche fallo invertito, le solite cosette, insomma, niente di che particolare, qualche infrazione sulla quale si può discutere, però la prestazione di Sacchi è stata molto convincente. Sacchi è già molto avanti a livello tecnico, è soltanto, se non ricordo male, la 19ª partita in Serie A. Però è già molto avanti perché la partita l'ha dominata, non era affatto facile, anche il risultato, prima il vantaggio del Milan, poi il Sassuolo che l'ha ribaltata nel giro di 4 minuti avrebbe potuto portare a qualche tensione. In realtà Sacchi l'ha gestita veramente molto bene la partita,
E anche nelle decisioni, anche nella decisione più complessa che è arrivata all'87 minuto, non ci sono state praticamente proteste. Questo mi significa due cose. Il primo è che la credibilità di Sacchi è già a buoni livelli, nonostante il numero limitato di partite. Sappiamo che la credibilità spesso si conquista soprattutto con l'esperienza, conoscendo i giocatori e facendo conoscere la propria capacità di stare in campo. Il secondo motivo di importante è l'autorevolezza, perché non ci sono state praticamente mai proteste, cioè le proteste, qualche protesta c'è stata, perché è normale che ci sia in campo qualche discussione, ma mai, non si è mai elevato oltre una soglia di guardia. C'è sempre stata grande accettazione, e questo è già un bel punto di partenza per Sacchi, che è un arbitro che deve un po' migliorare alla voce spostamento e magari anche al cambio di passo. Però è un arbitro che ha già delle qualità, sta facendo già vedere delle qualità che potrebbero essere propedeutiche, prodromiche per una carriera di alto livello, magari non da internazionale, ma sicuramente da alto livello. L'unico episodio su cui ci soffermiamo è il retropassaggio di Ferrari a Consigli all'87 minuto. Difficile avere certezze. Però, vedendo la dinamica dell'azione, soprattutto lo sguardo di Ferrari, la sensazione è che il retropassaggio fosse volontario. Tanto è vero che Ferrari, lo stesso giocatore del Sassuolo, si è lamentato pochissimo, perché evidentemente anche lui si era reso conto, non tanto dell'errore suo, perché non poteva fare altro in questa circostanza per evitare, per anticipare l'avversario, che credo sia Leao, ma semplicemente perché si è reso conto che l'errore è stato di Consigli, ma un po' di tutti, perché se Consigli non fosse intervenuto con le mani, probabilmente il pallone sarebbe arrivato a Mandzukic, che avrebbe avuto la porta completamente libera. E proprio su questo elemento dobbiamo ragionare un attimo. Nel caso in cui Consigli non fosse intervenuto, Mandzukic avrebbe avuto la porta completamente spalancata. Chiara occasione da rete? Teoricamente sì, perché non è intervenuto con il cartellino rosso, o perlomeno un cartellino giallo, se proprio non vogliamo vedere una chiara occasione da rete, ma soltanto un'azione potenzialmente pericolosa? Perché c'è il regolamento. Pagina 104, regola 12, casistica 35. Un calciatore intenzionalmente calcia il pallone verso il proprio portiere che se ne avvede in ritardo, e per evitare un'autorete o che un avversario se ne impossessi con l'evidente opportunità di segnare una rete, che potrebbe essere questo il caso, lo devia in angolo con le mani. Come si comporterà l'angolo? L'arbitro, chiaramente qua dobbiamo sostituire lo devia in angolo con le mani con lo prende con le mani. Assegnerà un calcio di punizione indiretto senza assumere alcun provvedimento disciplinare. È una delle casistiche più utilizzate al corso arbitri, perché ha una particolarità del regolamento: il portiere è autorizzato a giocare il pallone con le mani, e su un retropassaggio non può essere punito se non con un calcio di punizione diretto, perché sostanzialmente l'unica infrazione che commette è quella di prendere il pallone con le mani, non interrompe sostanzialmente nulla. Perciò teniamolo presente per episodi simili che potrebbero capitare anche in futuro. Juventus-Parma, anche questa partita che ho visto, partita tranquillissima, devo dire, arbitrata da Giacomelli con la sua solita flemma. Ma la flemma è utile. Mi ha fatto molta impressione un fallo fischiato contro la Juventus, contro McKennie, che è stato pure ammonito, giustamente, non lo faccio neanche rivedere perché non c'è bisogno. È stato ammonito per Spa, perché il giocatore avversario stava entrando in area di rigore, come sempre capita, perché non bisogna negare l'evidenza. Bonucci si è avvicinato per protestare, è bastato un mezzo sorriso di Giacomelli. Anche Bonucci si è calmato. L'autorevolezza di Giacomelli, l'accettazione da parte dei giocatori non è certo una novità, ma devo dire che è sempre bello vederlo. Poi purtroppo Giacomelli ogni tanto incappa in qualche errore, in qualche giornata storta, però può capitare, insomma, non è nulla di particolarmente grave. Quello che è bello di Giacomelli è vederlo sempre molto tranquillo in campo, qualsiasi sia la partita. Ed è proprio questo probabilmente il suo limite, perché ci sono delle partite nelle quali ci si può permettere di essere molto rilassati. Ci sono alcune partite in cui invece essere rilassati diventa un problema, perché una volta che si perde una protesta, si perde una recriminazione, poi è un continuo. Se si riesce a intavolare un discorso con i giocatori, un dialogo
concreto con i giocatori, a quel punto è facile, però in generale poi diventa un problema. Ci sono un paio di episodi da vedere. Al decimo minuto c'è una protesta del Parma per un tocco di braccio di Danilo su un cross al centro di Pezzella. Al tocco di mano c'è tutto, guardate la posizione dell'arbitro che è in perfetta posizione, sta guardando proprio quello, il tocco di mano c'è tutto. Calcio di rigore? La risposta è no, perché come sappiamo ormai dal regolamento, ad eccezione delle suddette infrazioni, non è un'infrazione se il pallone tocca le mani e braccia del calciatore, quando un calciatore a terra, cade a terra e mani e braccia sono tra il corpo e il terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo. Esattamente questo è il caso. Come vediamo, nel momento del contatto, il braccio sinistro è tra corpo e terreno di gioco per attutire la caduta. Naturalissima posizione, naturalissima, tra l'altro ha colpito anche il busto, ma questo ci interessa relativamente perché quello che ci interessa è sottolineare la parte regolamentare. Nel secondo tempo, anzi no, sempre nel primo tempo, c'è una trattenuta di Brugman su Arthur al limite dell'area di rigore. Giacomelli non ha visto nulla per un motivo molto semplice, perché essendo frontale ad Arthur, la maglia che si tira non l'ha proprio vista. Il gioco prosegue. E dopo una decina di secondi, richiamato all'auricolare da Paganessi, Giacomelli fischia ed assegna il giusto calcio di punizione diretto alla Juventus. Subito dopo, come vediamo, Giacomelli ringrazia con pollice alto il suo assistente, perché l'assistente dalla sua posizione ha potuto vedere con la prospettiva giusta. Non c'è cartellino giallo perché non c'è SPA, l'abbiamo visto anche settimana scorsa per la partita del Torino. Pallone che si sta allontanando dall'area di rigore, giocatore di spalle rispetto alla porta, non è certo un fallo imprudente e non è neanche un'azione potenzialmente pericolosa perché non c'è direzione dell'azione stessa. Giusto pertanto, assegnare solamente il calcio di punizione diretto, bravo, un bravo a Paganessi. E la partita che forse ha offerto più episodi, non l'ho vista purtroppo, ma ha offerto più episodi è sicuramente Genoa-Benevento. Terzo minuto, c'è un calcio di rigore sul quale c'è veramente poco margine di discussione per quanto riguarda la sanzione tecnica. Sul disciplinare c'è qualcosa da dire. Radovanovic in ritardo sulla Padula si aiuta in tutte le maniere, poi lo atterra sia spingendolo sulla schiena sia colpendolo con la gamba destra. Si vede molto bene da quest'altra immagine, come vediamo c'è una spinta col braccio destro sul collo di La Padula e poi c'è anche un contatto gamba destra contro gamba sinistra del giocatore. Quello che lascia un po' perplessi è la sanzione, il cartellino giallo, perché a mio parere non c'è stata una contesa del pallone. È sicuramente una chiara occasione da rete perché Criscito non sarebbe riuscito ad arrivare in tempo. Dobbiamo pensare che senza l'opposizione di Radovanovic la Padula si sarebbe trovato col pallone, col pieno possesso del pallone e davanti alla porta con il solo Perin davanti. Sinceramente, il giallo è un pochino forzato. Il giallo mi piace abbastanza poco in questa circostanza perché, come vediamo dalle immagini, per Radovanovic non c'è nessuna possibilità di contendere il pallone, anche se quella gamba destra verso il pallone potrebbe farci pensare al contrario. Decisione tirata, diciamo che a livello mediatico questa è una decisione che può essere tranquillamente sostenuta, a livello tecnico oggettivamente c'è un po' da discutere. Quindicesimo minuto, c'è un contatto in area di rigore tra Tuglia e Zappacosta. Pairetto è vicino, forse anche un po' troppo vicino, e giudica regolare questa ancata di Tuia. Per me è un errore, perché il pallone era già abbondantemente passato. Zappacosta aveva anticipato il difensore del Benevento. Tuia non ha potuto far altro che intervenire sul giocatore e non sulla, cioè, non di cercare di intercettare il pallone. L'arbitro non ha fischiato, il VAR non è intervenuto, francamente mi rimane qualche dubbio perché è difficile trovare qualcuno che possa, vedendo l'azione, che possa sostenere che questo sia un episodio da non punire con calcio di rigore. C'è proprio uno sgambetto con la gamba destra di Tuia che si allarga verso l'avversario, a mio parere è un calcio di rigore piuttosto evidente. E
Tutto sommato, il VAR, anche se Pairetto era in perfetto controllo, evidentemente questo è un abbaglio di Pairetto che non vede il pallone, vede solamente due giocatori, ha avuto probabilmente un momento di confusione e ha preferito lasciar correre. Ma a mio parere qua è un calcio di rigore che andava segnato e forse anche col VAR. 26esimo minuto, protesta del Genoa per un tocco di mano in area di rigore di Barba. Ma in questo caso non c'è nulla, infatti andiamo velocemente. Tuglia, il giocatore coperto dal giocatore del Genoa, tocca il pallone col piede destro. Scusate, il pallone finisce velocemente sul braccio sinistro di Barba, che come vedete ha il braccio aderente al corpo. È un pallone in attesa, non c'è assolutamente nulla. Mai punibile questo tocco di mano di Barba. 89esimo, contatto al limite dell'area di rigore, ma è sulla linea. Questo ve lo posso assicurare perché si vede soprattutto dalla seconda immagine. Adesso ve la faccio vedere. La seconda immagine è in area di rigore tra scusate, tra Radovanovic e Di Serio. Il contatto è tutto qui: c'è un contatto con la parte esterna dello stinco sinistro, con la parte esterna dello stinco destro. Poi c'è una spalla contro spalla che è totalmente regolare perché il pallone è a distanza di gioco. Ormai sapete com'è la regola. E perciò, a mio parere, questa è giustamente stata lasciata correre. Bene anche il Pairetto, che era in perfetta posizione, che ha potuto vedere perfettamente il contatto tra i due giocatori. Partita piena di episodi, mi sarebbe piaciuto poterla vedere, però purtroppo tempo non c'è stata la possibilità. Udine, Udinese-Cagliari, ci sono stati due episodi con due on-field review. Intanto, congratulazioni a Guida, c'è un po' di invidia, ovvio, perché è stato convocato per le Olimpiadi di Tokyo, sarà rappresentante europeo, e questo è già un bel segnale per l'Italia. Credo che ci sia rimasto un po' male Massa, che invece andrà come VAR agli europei. Le Olimpiadi quest'anno saranno un po' particolari perché probabilmente saranno senza pubblico, con pubblico molto ridotto, però credo che sia una di quelle esperienze che sono uniche. Ho avuto la fortuna di conoscere persone che hanno partecipato alle Olimpiadi e non ho sentito una persona che non sia rimasta estasiata dall'ambiente che si respira all'interno delle Olimpiadi, non tanto per la competizione, ma per tutto ciò che gira attorno. Un'esperienza magnifica che le persone con cui ho parlato, atleti soprattutto, che hanno partecipato alle Olimpiadi, mi hanno sempre raccontato della bellezza della vita all'interno del villaggio olimpico. È un'esperienza, tra l'altro, un paese molto lontano come il Giappone, io credo che già dal momento in cui è stata data la notizia, Guida non vede l'ora che arrivi il momento in cui dovrà partire per le Olimpiadi. Complimenti a lui e auguriamogli anche un bel percorso alle Olimpiadi, ma soprattutto di divertirsi, perché sono esperienze che non possono essere descritte. Infatti non posso descrivere perché purtroppo non ho avuto la fortuna e le capacità di arrivare fino alle Olimpiadi. 36esimo minuto, c'è il vantaggio del Cagliari con João Pedro, che però poi viene annullato per un contatto precedente che l'arbitro guida non aveva rilevato, ma che è stato rilevato dal VAR e mostrato all'arbitro con un field review. Il contatto avviene al 36esimo minuto a centrocampo tra Marin e Forestieri. Siamo nel solito problema. Io so di essere a volte anche noioso su alcuni punti. Ma è fondamentale sottolineare sempre una circostanza. Per poter decidere bene bisogna essere né troppo vicini né troppo lontani. L'errore di questo caso, il motivo per cui Guida non ha visto assolutamente nulla, è perché era troppo vicino. Lui in questo momento ha una visione molto schiacciata dell'episodio e sta guardando la parte alta. La parte alta non succede niente effettivamente. Non succede niente perché non c'è una spinta da parte del giocatore del Cagliari. Evidentemente, nel momento in cui si è così vicini, bisogna scegliere che cosa guardare. Guida guarda la parte alta, lo intravediamo dalla posizione della testa, non guarda la parte bassa. Il fallo è nettissimo perché c'è proprio uno sgambetto da parte di Marin, che con il pallone che è già lontano, su Forestieri. Lasciamo perdere il fatto che viene accentuato il contatto a Forestieri, questo non ci deve interessare. Quello che ci deve interessare è il contatto in sé, la punibilità del contatto. Il fallo è netto.
E a mio parere, in queste circostanze, è un po' diverso da quello che è successo in Lazio-Bologna, per esempio, perché quello era un contatto discutibile, era un contatto basso, non particolarmente evidente, sul quale non deve intervenire il VAR, e infatti viene considerato un errore. Considerare un errore questo, secondo me, sarebbe completamente sbagliato, perché questo non è un episodio discutibile. Questo è un fallo netto di Marin su Forestieri che evidentemente per qualche motivo Guida si è perso. Io vi ripeto, secondo me perché era troppo vicino. Sembra un'assurdità, ma essere troppo vicini, provateci, essere troppo vicini non vi fa cogliere i particolari, vi fa cogliere il particolare in quel punto preciso, in un punto preciso, ma non vi fa cogliere la visione d'insieme e la visione d'insieme nel calcio è fondamentale. Giusto a mio parere, annullare la rete perché il fallo di Marin su Forestieri è netto e da questo contatto nasce l'azione che poi porterà alla rete, tra l'altro bellissima, di João Pedro. 52esimo minuto c'è il calcio di rigore che viene assegnato al Cagliari che poi darà la vittoria al Cagliari. È un episodio che ci ricorda da vicino, ve lo ricorderete, Cagliari-Brescia, c'è sempre il Cagliari di mezzo. Il rigore assegnato al Brescia per il tocco di braccio di Cerri. In quel caso viene considerato un errore. Questo è un po' differente per due motivi. Il primo è perché c'è più distanza, anzi, soltanto per un motivo in realtà, perché poi la dinamica è la stessa. Perché c'è più distanza tra il giocatore della Cagliari e il giocatore dell'Udinese. Come vediamo, il braccio è veramente tanto largo, cioè è difficile pensare a non punire. Il momento del contatto del colpo di testa, Pereira è già di spalle. Ci sta che sia di spalle. Ci sta meno che il braccio sia in quella posizione, anche perché se vedete il braccio sinistro è un pochino più alto di quello destro. Siamo al limite dell'altezza spalla, in realtà non siamo oltre l'altezza della spalla, però a mio parere questo è un calcio di rigore assegnato correttamente. Non fate caso al fatto che Guida avesse la visuale aperta, perché vi assicuro che sui tocchi di mano è veramente un terno al lotto. Il tocco di mano avviene nel giro di un centesimo di secondo. In campo, prendere o non prendere, la punibilità di un calcio, di un tocco di mano è veramente questione spesso di fortuna, solo di fortuna. Perciò in questo caso ci sta. L'on field review, Guida è rimasto parecchio al video perché effettivamente non bisogna nasconderlo, è un episodio molto molto al limite. Si può discutere anche sul chiaro ed evidente errore, se questo è un chiaro ed evidente errore, però a mio parere, adesso ve lo dico così almeno capite anche qual è la mia linea. Questi sono episodi che secondo me devono essere visti sempre all'on field review, quantomeno per dare la possibilità all'arbitro di avere certezza su un episodio che è molto borderline, cioè io sposterei l'asticella un pochino sotto, da chiaro ed evidente errore a borderline chiaro ed evidente errore, in maniera da dare anche molte più certezze. La verità è che ieri, dopo questo episodio, i giocatori dell'Udinese non hanno protestato praticamente perché sapevano che l'arbitro l'ha visto lungamente, l'ha valutato e poi si fidano di un arbitro internazionale che tra l'altro andrà alle Olimpiadi. Ci sarà da discutere sul protocollo perché bisogna trovare una strada che sia la strada ideale, così non va bene. E anche Rizzoli. Un po' di confusione l'ha fatta in questi anni, eh? Bisogna essere onesti, cioè io ho sempre difeso Rizzoli, continuerò a difenderlo, ma un po' di confusione è stata commessa in questi anni. Andiamo alla Spezia. Alla Spezia partiamo subito da una prestazione di Chiffi che a me è piaciuto tantissimo, che ieri deve ancora migliorare tanto nella personalità, perché c'è stato un momento, soprattutto in quell'episodio che vedremo subito, che è la curiosità. La partita c'è stata una sorta di mass confrontation e Chiffi sembrava quasi terrorizzato a quello che stava succedendo. Si leggeva dal linguaggio del corpo e dal linguaggio del viso. Deve imparare che in campo deve mettere una maschera in certi casi. Emerge invece molto spesso, io non lo conosco Chiffi, ma sono convinto che quello che emerge, cioè una sorta di timidezza, sia anche il suo modo di essere nella vita di tutti i giorni. In campo bisogna mettere una maschera, bisogna anche a volte violentare la propria personalità per apparire qualcosa che non si è. E Chiffi deve migliorare da quel punto di vista, perché quest'anno di passi davanti ne ha fatti tanti, tantissimi.
Tanti, ma tantissimi hanno fatto a livello tecnico, a livello comportamentale, a livello atletico, a livello di spostamento, a livello di posizionamento, a livello di autorevolezza, ne hanno fatti veramente tanti passaggi. Ma anche a questo passaggio, cioè quello di non far trasparire col linguaggio del corpo una sorta di timore di affrontare quello che succede. L'episodio ieri a un certo punto, tanti mi hanno segnalato che il primo tempo è stato sfischiato al minuto 44 e 20. Ora, è difficile che ci sia un errore così enorme, cioè di interrompere la partita 40 secondi prima, anche perché con quattro persone in campo e con il VAR, che può comunque in qualche maniera dire cosa stai facendo, dove stai andando, è difficile che tutti sbaglino. E infatti la soluzione è stata molto semplice. Al 44esimo minuto e 6 secondi si accende quella mass confrontation di cui vi dicevo il cronometro della televisione della Lega segnala 44 minuti 06. Nel riproporre del replay, probabilmente un tecnico deve aver schiacciato un pulsante sbagliato. Tanto è vero che dopo circa un minuto il cronometro era ancora fermo a minuto 44 e 06. Nel momento in cui la partita è ripresa, poi dopo il cronometro è partito molto dopo, circa un minuto dopo, e ha fischiato l'arbitro al minuto 44:20. No, niente di particolare. L'unico cronometrista ufficiale è l'arbitro. I cronometri che vediamo in sovraimpressione sono soltanto indicativi, ci fanno capire, molto spesso sono precisissimi. Però può capitare un errore, evidentemente un tecnico ha schiacciato un pulsante sbagliato, si è fermato il cronometro, nulla di male. Peggio quelli che sono riusciti a fare polemica anche sui 40 secondi che mancavano alla fine del primo tempo, perché evidentemente o non hanno visto la partita e parlano a casaccio, o altrimenti sono talmente di parte che non riescono a essere obiettivi neanche su qualcosa di oggettivo. Basta stare un po' attenti. Sì, è polemico. Basta stare un po' attenti. 55esimo minuto, qua c'è un episodio un po' strano, c'è un contatto in area di rigore o forse leggermente fuori, non si capisce benissimo. Io ho provato anche a tracciare delle righe, ma è veramente complesso perché c'è un contatto tra Vignali e Lautaro Martinez. Tutte e due alzano la gamba, perciò da questo punto di vista non c'è nessuna infrazione. Potrei cavarmela con un fallo di Lautaro per gamba tesa non visto, ma direi una sciocchezza, perciò non le dico. Perché è un episodio difficile, perciò è facile anche trovare una via d'uscita. Chiffi è in presenza, è molto vicino, è un contatto piuttosto leggero oggettivamente, però un contatto c'è. Bisogna capire se è in area o fuori e bisogna anche capire oggettivamente quale sia l'intensità, perché effettivamente Lautaro anticipa l'avversario e Vignali calcia la caviglia di Lautaro. Sinceramente ho molti dubbi su se il contatto avvenga in area di rigore o meno. In mancanza di certezze, da questo punto di vista, il VAR non può far altro che lasciar correre perché non è possibile indicare con precisione se il contatto sia avvenuto in area, sulla linea dell'area di porta, dell'area di rigore o fuori. In queste circostanze diventa troppo complesso, diventa un terno al lotto e non si può decidere sulle sensazioni. La mia sensazione, ma ve la dico proprio come sensazione, è che sia sulla linea dell'area di rigore. Però prendetela col beneficio inventario. Subito dopo, nel proseguimento dell'azione, viene fischiato un fallo di Lukaku su Marchizza e questo non che ve lo faccio vedere perché voglio evidenziare un errore di Chiffi, ma per farvi capire quanto è fondamentale la prospettiva. In questa circostanza l'unico che poteva vedere bene l'episodio era il quarto ufficiale, che però non è intervenuto, a mio parere anche giustamente perché una volta che è fischiato, fine, finisce lì. Perché sia l'assistente che l'arbitro non hanno profondità. Non aveva profondità perché vedete che Chiffi è in buonissima posizione, ma non ha profondità. Non aveva profondità l'assistente perché dalla parte opposta vedeva Lukaku molto più vicino a Marchizza di quanto fosse. In realtà, questo è un errore molto evidente: cioè Marchizza è caduto da solo, Lukaku non l'ha neanche sfiorato, cioè tra le gambe, tra i piedi ci sarà circa mezzo metro. È un errore. Pochino di attenzione in più ci vorrebbe, ecco, diciamo nulla di grave, nulla di eccezionale, da riconoscere anche il fatto che Lukaku si è sì lamentato, ma con molta calma, come è tipico di Lukaku. Tra l'altro devo dirvi che sentendo molti arbitri mi dicono tutti che
Non è difficile arbitrare Lukaku perché è un giocatore molto molto corretto e anche ieri si è dimostrato in questa circostanza, qualche giocatore se la sarebbe presa molto di più, si è limitato molto, si è messa la maglietta sulla faccia, non andava ammonito in quel momento anche se ha rischiato perché non si può mettersi la maglia sulla testa, però niente di grave. Un episodio solo a Crotone, abbiamo quasi finito, Crotone-Sampdoria, c'è stata una protesta del Crotone per un contatto in aria tra Messias e Colley, arbitro era Paterna, esordiente, mi dispiace non l'ho potuto vedere, mi dispiace veramente tanto non averlo potuto vedere, ma purtroppo questo è il problema delle tournée settimanali. Complimenti a lui naturalmente, mi hanno dato dei feedback molto positivi sulla sua direzione, per quanto la partita sia stata più o meno un'amichevole, perché anche un bel Crotone si è, non dico lasciato andare, ma ormai è completamente spacciato, non c'è nessuna possibilità che possa salvarsi e mi ha detto che anche i toni agonistici della partita sono stati molto, molto modesti, ma in ogni caso l'episodio sul quale ha dovuto decidere si è trovato in una buona posizione di campo, ha valutato il contatto tutto qui, giusto a mio parere non ha fischiato nulla perché praticamente non c'è nulla, Messias ha cercato il contatto, probabilmente c'è stato anche un minimo contatto, ma mai da calcio di rigore. L'ultimo episodio è forse il più interessante di tutta la giornata. Bologna-Torino c'è stata una sola protesta, tra l'altro molto limitata, ho visto nelle immagini. Anzi, non se n'è accorto quasi nessuno del Torino, tanto è vero che del Torino nessuno ha protestato. Se n'è accorto il VAR, che però che ha avuto un bel periodo per pensare, ci ha pensato parecchio su come decidere su questo episodio. Siamo al 46esimo, proprio all'inizio del secondo tempo, l'arbitro Marini era in buonissima posizione, anche se un po' lontano, ma come sappiamo, sui tocchi di mano è un terno all'otto, è troppo veloce quello che accade, e perciò è molto complesso decidere quello che è successo. Succede che su un tentativo di cross al centro di Izzo, Sumarò ha il braccio destro molto largo e colpisce il pallone con quel braccio. Che cosa stava facendo Sumarò? Sumarò con quel braccio stava sentendo, tra virgolette, la presenza dell'attaccante, cioè aveva il braccio sull'attaccante del Torino che è Zaza, se non capisco, se non mi ricordo male, se non vedo male. Il problema è che questo braccio intercetta il pallone. Ora, voi possiamo pensare che non ci fosse, che non ci fosse volontarietà, e per carità, nessuno dice che ci fosse volontarietà. Ma se un giocatore viene colpito su un braccio che viene tenuto volontariamente largo per sentire la presenza di un avversario, sono problemi suoi. Un difensore deve sapere che con un braccio così largo, se lo tocca di braccio, è aumento del volume corporeo. Esattamente quello che è successo ieri a Bologna. A mio parere questo è un calcio di rigore anche piuttosto evidente. Capisco la titubanza del VAR di chiamare un field of view l'arbitro, ma non capisco il motivo per cui alla fine abbia deciso di non chiamarlo. Perché secondo me questo rigore è molto molto evidente. Perché aumento del volume corporeo è chiaro. C'è la distanza limitata tra Izzo e Sumarò, ma in questo caso deve interessarci poco, non può interessarci perché l'azione di tenere il braccio largo non è dovuta alla dinamica del gioco, ma è dovuta a una scelta del difensore. E se il difensore sceglie di allargare il braccio per sentire il contatto di un giocatore, si deve assumere la responsabilità di quello che può succedere. A mio parere, il calcio di rigore è un field review che era necessaria in questo caso. Abbiamo finito. Ultimo particolare. Sappiamo che ieri sono state diramate le convocazioni per l'Europeo. Come sappiamo c'è Orsato con Gialatini e Preti. Mi lascia perplesso, lo dico molto francamente, l'assenza di Meli, però sono scelte che vanno discusse ma rispettate. In bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo a Orsato, che potrebbe avere una lunga presenza negli europei. Naturalmente dipenderà molto dall'Italia. Mi spiace per Daniele, ma naturalmente io tiferò Italia prima che gli arbitri, lo seguirò perché è un'esperienza, deve essere un'esperienza pazzesca, le grandi competizioni per nazionali. Ci sarà un esperimento perché ci sarà un arbitro argentino
che è stato selezionato per il campionato europeo per un progetto di scambio con la Conmebol. Infatti Gio Manzano, se non ricordo male, un arbitro spagnolo, se non ricordo esattamente chi è stato scelto, andrà a arbitrare la Coppa America. È un esperimento, vediamo, insomma, sinceramente non ne vedo questa grande necessità di fare scambi tra arbitri europei e sudamericani, dato che comunque ci sono i mondiali ogni 4 anni, e perciò non vedo la necessità, però è un esperimento che potrebbe anche portare, sicuramente porta un'esperienza notevolissima per l'Argentina in Europa e per lo spagnolo in Sud America. Che poi ce ne sia veramente necessità, non lo so, sinceramente mi lascia un po' perplessa questa scelta. Agli europei mancherà Skomina, che tra l'altro è assente da parecchio tempo. Le notizie che mi giungono non sono bellissime, devo dire. Spero che risolva, sono sicuro che risolverà. Fortunatamente non è una malattia, o meglio, pare che sia una strana malattia dalla quale si può guarire, ma che è una brutta bestia. Io non lo conosco, ma se dovesse essere così, gli auguro di venirne fuori il prima possibile, perché ci manca Skomina al movimento arbitrale. Assente da parecchio e non ci sarà neanche gli europei, ci sarà il suo collega Vincic. Una nota finale, che questa è abbastanza, dobbiamo dire, che rattrista tutto sommato il fatto che ci sarà soltanto una terna italiana, mentre invece per esempio ci saranno addirittura due terne rumene. Con tutto il rispetto per il movimento rumeno, però non possiamo neanche paragonarlo al movimento italiano. Questo certifica il disastro tecnico della gestione Nicchi, che dà la possibilità di dover scegliere, anzi, dalla necessità di dover scegliere una terna per le grandi manifestazioni. Ci siamo trovati a dover avere soltanto una terna con un arbitro, tra l'altro, di 46 anni, che va per i 46 anni. In un campionato europeo nel quale ci sono parecchie nazioni con due terne, come l'Inghilterra, come la Spagna, come la Germania. È un peccato, però fortunatamente è finito quel periodo, quel disastro tecnico adesso dovrà essere affrontato, ci vorrà del tempo, guida alle Olimpiadi è un bel segnale, però sinceramente io avrei preferito avere due terne agli europei piuttosto che una terna, che un arbitro alle Olimpiadi. Abbiamo finito, ci vediamo, vediamo, non lo so quando, magari domani se succede qualcosa di particolare nei due posticipi. Vi ricordo un appuntamento oggi pomeriggio alle 17, discuteremo di Superlega, di quello che è successo, delle prospettive future sul canale di Katia Nicotra. Ci sarò anche io, mi hanno invitato non so per quale motivo, con Katia e con Giovanni Armanini, che a mio parere è uno dei migliori giornalisti in circolazione per capacità di analisi e per capacità di comunicare. Per l'Iban, Giovanni, ci sentiamo poi. Buona giornata a tutti, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti. Un like a voi non costa nulla, per me è molto importante. Buona giornata a tutti.